Ciao a tutte. Per realizzare questo scaldacollo ho utilizzato 50 g di lana vergine e l'uncinetto numero 5. Cominciamo con il Per procedimento. cominciare, Io ho realizzato 70 catenelle. Questa è la circonferenza del mio girocollo. Quindi voi, dopo che ne avete fatte un 60-70, misuratevelo intorno al collo in modo che così avrete la certezza di cominciare bene il lavoro. Bene, dopo aver realizzato le mie 70 catenelle, prendo la parte iniziale, l'estremità, entro e chiudo in tondo con una mezza maglia bassa o maglia bassissima. In questo modo abbiamo il nostro cerchio e lavoreremo sempre in tondo. Vedete che è molto semplice perché lo scaldacollo è realizzato a maglia alta. Quindi cominciamo con 3 catenelle, lavoriamo in ogni catenella di base a maglia alta, in ogni catenella di base lavoriamo una maglia alta per tutto il giro. Arrivate alla fine del giro, realizziamo l'ultima maglia alta e arrivati a questo punto ci fermiamo perché vi devo spiegare una cosa. Dobbiamo ottenere questo effetto. Quindi arrivati alla fine del nostro giro, noi ora pieghiamo in basso l'estremità di sinistra e filo sull'uncinetto e realizziamo la maglia alta, la prima del nuovo giro, nella catenella qui sopra, nel lavoro che abbiamo capovolto. In questo modo entriamo nuovamente nella catenella, e facciamo la nostra maglia alta. Questo Ora voi non vi preoccupate, l'effetto lo vedrete alla fine del modello come si formerà. Quindi continuiamo nuovamente fino alla fine del giro, che dovrà essere questo, dove usiamo il nostro filo d'inizio lavoro che ci indica sempre il termine di ogni giro. Ok, da qui continuiamo realizzando tutta la riga a maglia alta. Siamo arrivate alla fine del giro e vedete che alla fine ci ritroviamo dove abbiamo iniziato il lavoro. Quindi qui facciamo la nostra ultima maglia alta,
per riavvicinarci. Dopodiché, qui non chiudete il lavoro, ma mettete subito il filo sull'uncinetto, entrate nel primo punto e realizziamo una nuova maglia alta che indica l'inizio di un nuovo giro. In questo modo, vedete, all'interno del vostro lavoro si forma questa piega. Vedete, il lavoro qui gira. E voi non dovete fare altro che continuare a realizzare sempre nuovi giri a maglia alta. Tenete sempre conto che dove c'è il filo iniziale è sempre l'inizio di un nuovo giro. Quindi arrivate a questo punto, ricominciamo un terzo giro, sempre a maglia alta. Continuiamo. Tutto a maglia alta, anche questo terzo giro. Sono arrivata alla fine del mio terzo giro. Infatti, vedete, se io conto qui sono 1, 2, 3 e qui 1, 2 e 3. E qui, vedete, all'interno abbiamo la nostra piega. Questo metodo viene utilizzato anche per realizzare le fasce per i capelli. Ma noi adesso continuiamo in modo invece da ottenere uno scaldacollo particolare, così con la piega. Quindi arrivate sempre alla fine del nostro giro. Vedete, qui abbiamo sempre il nostro filo che ci indica la fine e l'inizio. Anche qui procediamo sempre senza chiudere e andiamo avanti realizzando un quarto giro. E continuiamo in questo modo, in modo da realizzare esattamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 righe a maglia alta. 6 righe a maglie alte, vedete? Qui è così, e dall'altra parte qui, vedete, si formerà la nostra piega. Così si intreccia praticamente il lavoro. Ora, se poi lo volete fare più alto, anche perché dipende dalla grandezza del vostro filato, fate qualche anche altra riga in più a maglia alta. Arrivate alla fine del sesto giro, o di 7 o di 8, realizziamo ora un bordino, il nostro scaldacollo. Vedete? Sembra un po' una coroncina. Quindi ora cominciamo, io su questo lavoro che ho già cominciato, facciamo finta che ora siamo arrivati al sesto giro e ora dobbiamo realizzare il bordino. Quindi arriverete a questo punto e comincerete a fare in questo modo. Nella maglia successiva entrate e realizzate la prima maglia alta. Nello stesso punto una seconda maglia alta. Poi 3 catenelle. Una, due, tre. Entriamo qui dove c'era la prima catenella che abbiamo realizzato, qui prendiamo qua e realizziamo un pippiolino. Quindi un pippiolino di 3 catenelle. E poi realizziamo nuovamente 2 maglie alte
sempre nello stesso punto dove abbiamo già realizzato le altre due maglie alte precedenti. Abbiamo fatto il nostro primo archetto, 2 maglie alte, un pippiolino, 2 maglie alte nello stesso punto. Il pippiolino è di 3 catenelle. Saltiamo una maglia di base, entriamo nella seconda e realizziamo una maglia bassa. Filo sull'uncinetto per realizzare nuovamente la maglia alta, saltiamo una maglia di base, entriamo nella seconda e realizziamo la prima maglia alta. Poi una seconda maglia alta, 3 catenelle, una, due, tre per fare il nostro pippiolino. Entriamo alla base qui e realizziamo una maglia bassa per chiudere il nostro pippiolino e nuovamente 2 maglie alte sempre nello stesso punto dove abbiamo realizzato le 2 maglie alte precedenti. Saltiamo una maglia di base, entriamo nella successiva e realizziamo una maglia bassa per chiudere il nostro secondo ventaglietto. Vedete, ne abbiamo fatti due ora. E procediamo per tutto il giro. Vi accorgerete che andando verso la fine voi realizzerete sempre con questi nostri ventaglietti si formerà sia la parte sopra che sotto, perché voi state lavorando in circolo e quindi si formerà da solo sia il sopra che il sotto, proprio grazie a questa piega interna. Procediamo. Filo sull'uncinetto, saltiamo una maglia di base, entriamo nella seconda e realizziamo una maglia alta, poi una seconda maglia alta, 3 catenelle, una, due, facciamo il pippiolino chiudendo nella maglia qui di base delle 3 catenelle, con una maglia bassa formiamo il nostro pippiolino, filo sull'uncinetto e nella stessa maglia realizziamo nuovamente altre 2 maglie alte, una e due. Saltiamo una di base, entriamo nella successiva e chiudiamo il nostro ventaglietto con una maglia bassa. Filo sull'uncinetto, saltiamo la prima, entriamo nella seconda e realizziamo la maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo, realizziamo una seconda maglia alta. 3 catenelle, una, due, tre. Entriamo qui alla base delle 3 catenelle, prendendo questi due fili e realizziamo una maglia bassa, formando così il nostro pippiolino. E nuovamente 2 maglie alte sempre nella stessa maglia, una, due, saltiamo una di base, entriamo nella seconda e chiudiamo l'archetto con una maglia bassa. Vedete, e continuiamo così fino a quando avremo ultimato l'intero giro e avremo sia il sopra che il sotto realizzato con il nostro bordino. Arrivati alla fine, chiudete con una mezza maglia bassa, tirate il filo e fate il nodino. Dopodiché i fili che avanzano, io qui li
li ho inseriti dentro col lago, in modo che così non si vede più nulla. E l'effetto, vedete, è questo, si forma questa piega. Una volta ultimato tutto il nostro bordino, l'effetto finale, vedete, sarà questo. Questo la base sotto che va sulle spalle e questo intorno al vostro collo. Come vedete è molto semplice, carino, e potete usare questo metodo anche per realizzare le fasce per i capelli. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi aspetto al mio prossimo video tutorial.